centesimi di secondo il precedente limite che apparteneva a lui stesso. Ma vediamo a questo proposito il servizio. Ecco le immagini della gara dei 400 ostacoli di Coblenza, dove ieri Edwin Moses, che racchiude nel suo nome una delle immagini più prestigiose dell'atletica mondiale, ha corso la distanza nel nuovo tempo record di 47 secondi e 02. Così nel giorno del suo compleanno, ieri appunto Moses ha compiuto 28 anni, l'americano ha mancato di poco l'abbattimento del muro dei 47 secondi. Quello di Coblenza è stato per Moses il suo quarto titolo mondiale abbattuto sui 400 ostacoli da quando dall'Olimpiade di Montreal iniziò l'incontrastato dominio in questa specialità. Con una falcata travolgente, come vediamo dalle immagini, Moses ha imposto la sua tecnica conquistando con il record anche la sua 85esima vittoria consecutiva. Stasera Edwin Moses correrà a Roma nel Gran Galà organizzato dalla FIDAL e visto lo stato di forma non si esclude un nuovo exploit. Peraltro Moses ritoccò proprio in Italia, a Milano, il 3 luglio dell'80, il suo tempo sulla distanza. Insieme a Moses, le piste e le pedane dello Stadio Olimpico ospiteranno stasera atleti di primo piano. Nel miglio ci sarà il primatista del mondo dei 1005, Sidney Mayer, da seguire poi nel collegamento Rai Rete 1 alle 21.50 anche le prove del nuovo recordman del salto con l'asta, il francese Pierre Quinon, e quelle degli italiani Mennea, Pavoni e Tilli nella velocità e di Cova sui 3.000, dove tenterà di battere il vecchio primato italiano di Fontanella, già sfiorato da Cova a Colonia. E Tilli. Ecco questa prova, poi in prima corsia c'è Diallo, Cruli, Lazer, in ottava trazione, in nona Rossetti, ma quello che ci interessa è la lotta tra Nick King, che vedete superare Pavoni in questo finale, e buona anche la prestazione di Tilli che è giunto a ridosso di Pavoni. Ora dovremo rivedere questa gara dei 100 metri che comunque è stata vinta da Emmett King, che tra l'altro ricordiamo è un personale di 10.06 e che in Italia in verità non aveva brillato moltissimo, ma che ha voluto congedarsi dal pubblico italiano con questo eccellente risultato. Vedete, lo statunitense si avvantaggia, statunitense medaglia d'oro nella staffetta di Helsinki. Pavoni è attualmente in seconda posizione, rinviene molto bene Tilli, che sta superando all'interno il polacco Voronin. Negli ultimi metri appare abbastanza limpido il successo dello statunitense. Ripetiamo il tempo ufficioso 10.22, ma Pavoni è giunto